Buongiorno a tutti amici di YouTube e benvenuti a questa sesta puntata del nostro corso sull'Unreal Engine 5. Nelle scorse puntate abbiamo iniziato a vedere un po' la struttura dell'Unreal Engine e abbiamo parlato di static mesh e di blueprint. Le static mesh sono molto buone per fare sostanzialmente un'atmosfera del nostro ambiente, però sono totalmente prive di animazioni piuttosto che di controlli avanzati e di una sorta di interattività che è ovviamente fondamentale in un software destinato a videogame o altre esperienze appunto interattive. Quindi oggi inizieremo a parlare di Skeletal Mesh e vedremo inizialmente come importare un'animazione molto molto semplice all'interno dell'Unreal Engine e farla riprodurre. Come potete vedere, ho realizzato questo semplicissimo modello di una parabola stilizzata, diciamo così, e l'ho anche animato e ovviamente l'ho fatto attraverso le armature di Blender. Se non sapete come fare, vi rimando alla playlist di Blender dove tratto appunto delle armature. Ad ogni modo troverete in descrizione il link per scaricare il modello in modo da poter lavorare pari pari. Importo il modello che è la nostra parabola. Come al solito mi si presenta la finestra di import delle Skeletal Mesh in questo caso. Stiamo però attenti a giusto un paio di impostazioni che di default vanno bene, però è bene controllarle. Allora, la prima cosa è una Skeletal Mesh, mi chiede l'Unreal Engine 5. In questo caso sì, è una Skeletal Mesh, lui di solito se ne accorge da solo. Eventualmente c'è anche la possibilità di importare il file, che di solito è un .fbx, che è uno dei migliori formati per fare l'import e l'export di armature e anche di animazioni. Comunque, volendo, la possiamo importare come una static mesh, nel caso disabilitiamo la spunta. Poi qui mi chiede import mesh, ossia vuoi importare oltre che le ossa anche i vertici, le facce, le normali, eccetera, eccetera. Ossia, il succo è, magari a voi sembra strana questa impostazione, ma nel file FBX io posso salvare tanto la geometria con lo scheletro, quanto anche le animazioni, e ovviamente se sto esportando le animazioni è inutile che mi porto dietro anche i dati legati alla geometria. Esporto esclusivamente le ossa animate. Ok, questo è il perché di questo import mesh. Poi in questo caso mi chiede anche ma esiste già all'interno dell'Unreal Engine uno scheletro a cui assegnare questa Skeletal Mesh? È molto semplice il motivo di questa richiesta, perché io magari ho uno scheletro per un personaggio umano, ok? E questo personaggio umano qui ha determinate caratteristiche, eccetera. È ovvio che se io voglio importare un altro personaggio, che quindi magari, non so, è un pochettino più alto, un po' più grasso, eccetera, non è che vado a creare un altro scheletro diverso dal primo, sono tutti e due uomini, più o meno sono alti uguali, eccetera, quindi condivideranno lo scheletro, così non devo stare a duplicare tutte le animazioni. Quindi, se esiste già uno scheletro, lo utilizziamo. In questo caso, ovviamente, sono partito dal solito template bianco, quindi creerà lui in automatico uno scheletro. E poi, come vi dicevo, nel file FBX sono presenti potenzialmente anche le animazioni, quindi c'è tutto un pannellino dedicato alle animazioni stesse. E poi magari questo lo vedremo un pochettino più nel dettaglio quando vedremo magari le animazioni dei personaggi, che sono un pochettino più complesse, appunto. E comunque c'è la possibilità di importare le animazioni oppure non importarle, di impostare noi in automatico il numero di frame dell'animazione. Ad esempio, io magari ho esportato 10 animazioni una di fila all'altra e so che tra il fotogramma 1 e il fotogramma 20 c'è un'animazione, allora importo solo quella di mio interesse, ad esempio, oppure posso esportare tutto quello che ho animato. Benissimo, le altre opzioni non sono particolarmente interessanti. C'è però ad esempio la possibilità di modificare, cioè di andare a rallentare o a velocizzare la velocità di riproduzione dell'animazione stessa. E questa forse è un'opzione che non vi consiglio di toccare, perché sicuramente è meglio farlo dal modellatore 3D, che sicuramente è più flessibile. E poi tutta un'altra serie di impostazioni che io francamente non conosco tutte e comunque non sono assolutamente necessarie se state iniziando. Poi, come al solito, esattamente come era anche nelle static mesh, abbiamo il pannellino delle transform che mi permette di modificare l'origine e la scala, insomma, del modello. Quindi la traslazione abbiamo già detto che non sempre si utilizza. La rotazione invece è molto importante, perché magari i vari modellatori hanno un asse che punta verso l'alto
alto diverso, e quindi tutte le volte mi troverei a importare in scena un modello e poi doverlo ruotare di 90 gradi tipicamente. E poi eventualmente anche la scala, appunto, se ci sono problemi di import, ad esempio l'Unreal Engine, se non sbaglio, lavora in decimetri, Blender ad esempio lavora in metri e così via, quindi da qui possiamo aggiustare la scala. Per il modello che vi ho fatto io non dovrebbe essere necessario aggiustare assolutamente niente. Questi parametri vi consiglio di non toccarli. Sostanzialmente, se avete dei problemi in importazione o in esportazione, magari andare a lavorare su questi parametri potrebbe risolvere il problema, ma è più un no che un sì. Andate a vedere la documentazione eventualmente. Come al solito, il pannellino per andare a importare eventuali texture, eventuali materiali e crearli, e poi c'è il recap appunto del tipo di file che lui è stato in grado di riconoscere. Vedete qua file units centimetri, però io in realtà poi il modello l'ho scalato di 10, quindi siamo a posto. Qui ad esempio c'è la velocità dell'animazione, cioè 24 fotogrammi al secondo e così via. E tra l'altro qui vedete c'è anche il tempo di animazione, vedete start frame 0, end frame 199. E in effetti se io apro Blender vedete che io parto dallo 0 e arrivo al 200, però ho tolto il fotogramma iniziale in modo da evitare di sovrapporre l'animazione stessa. Direi che è tutto pronto, possiamo fare import e come potete vedere vengono importati o comunque creati tre file differenti. Attenzione perché qui sta un po' la complessità delle Skeletal Mesh. Di che cosa si tratta? Allora, il primo file, che è quello più importante in assoluto, è il file dello scheletro, che è questo di qui in azzurro. Lo possiamo aprire facendoci eventualmente un doppio clic. Non lasciatevi ingannare dalla mesh di anteprima, ok? Il file di scheletro contiene esclusivamente informazioni sulle ossa. Poi magari ci carica anche una Skeletal Mesh per poter visualizzare insomma lo scheletro, che altrimenti sarebbe ben poco interessante, ma lo scheletro altro non è che queste ossa che l'Unreal Engine ci fa vedere come dei bastoncini arancioni sostanzialmente. Perfetto, e qui tra l'altro come potete vedere se noi ruotiamo le ossa andiamo a ruotare anche la Skeletal Mesh stessa. E questo qui è lo scheletro di base e poi a questo scheletro io posso andare ad assegnare una, due, tre Skeletal Mesh, e così facendo tutte queste Skeletal Mesh andranno a condividere le animazioni e eviterò un sacco di lavoro. E vedremo poi, soprattutto quando parleremo dei personaggi umani, ad esempio, il perché è una bella cosa questa. Poi, altro file che è stato creato, anzi, diciamo pure importato, è il file contenente la Skeletal Mesh vera e propria. Tra l'altro, appunto, vedete qui tra parentesi, l'Unreal Engine 5 ce lo dice, vedete, questo qui è uno 06 parabola skeleton, che è il nome e si potrebbe anche chiamare Pippo. Però poi tra parentesi si chiama skeleton. Questo vuol dire che è un file che mi contiene informazioni sulle ossa e basta, non c'è geometria qua dentro. Qui invece vedete che tra parentesi, a parte il nome che si potrebbe chiamare in qualunque modo, c'è scritto Skeletal Mesh, ossia qua dentro c'è una mesh, ossia c'è geometria tridimensionale, okay? Che non sono solo, cioè che non sono ossa, ok? E poi ovviamente a questa Skeletal Mesh è collegato lo scheletro, altrimenti non starebbe in piedi. E poi come potete vedere è anche stato creato un terzo file che è un Animation Sequence. Cos'è l'Animation Sequence? Sostanzialmente è l'animazione che io sono andato a creare con Blender, e in effetti in Blender se io vado nell'Action Editor, ok, vedete che qua ho messo l'animazione ruota parabola, che era l'unica animazione che avevo creato e che avevo anche esportato nel file FBX, e in effetti qui vedete che è stata importata. E se io la apro, vedete che non solo vedo lo scheletro, non solo vedo la Skeletal Mesh sopra, ma la vedo anche animata con l'animazione che ho creato io. Benissimo, fino ad ora credo che sia tutto abbastanza semplice. Ricordiamoci di salvare, perché come al solito c'è l'asterisco e se per qualche motivo ci salta la corrente perdiamo tutto. E diciamo che a questo punto vogliamo importare in scena la nostra parabola e la vogliamo fare animare. Ora, i più frettolosi di voi, o magari coloro che non hanno visto con attenzione lo scorso video, magari sono tentati di prendere il file della Skeletal Mesh e di importarlo in scena e magari si aspettano di vederlo andare. In effetti, questa cosa in realtà non accade perché anche se andiamo a fare il play, vedete che la nostra Skeletal Mesh rimane perfettamente ferma. Ma per forza, perché non c'è niente che sta dando a questa Skeletal Mesh delle informazioni sul come muoversi o comunque come funzionare.
E quindi sostanzialmente ha dentro le ossa, ma sta funzionando esattamente come una static mesh. E quindi non va bene, non ci piace. Quello che noi dobbiamo fare è esattamente quello che abbiamo fatto nello scorso video con la static mesh, ossia andare a creare un blueprint che andrà a contenere la mia skeletal mesh e le darà informazioni su come muoversi e quando muoversi. Quindi facciamolo, andiamo appunto a creare un nuovo blueprint class. In questo momento non abbiamo nessuna esigenza sul tipo di classe del blueprint, quindi possiamo sceglierne una molto generica, ad esempio la classe Actor. Ok, la creiamo e la chiamiamo parabola, parabola underscore blueprint, così ci ricordiamo che è un blueprint, ma comunque la Real Engine, come potete vedere, ci fa vedere tutti i diversi componenti con colori diversi. Tipicamente i blueprint sono blu, gli scheletri sono azzurri, le skeletal mesh sono rosa e le animazioni verdi, quindi è difficile confondersi, però magari chi sta iniziando adesso, magari il colore non gli dice moltissimo. Quindi abbiamo creato la nostra parabola underscore blueprint. Se la portiamo in scena, ovviamente non c'è dentro niente, quindi la possiamo aprire facendoci doppio clic e, come potete vedere, ci si apre il solito pannellino che eventualmente a me piace portare in cima. Ora, all'interno del nostro actor non c'è dentro niente, quindi come al solito la Real Engine ci posiziona la default scene route, che come al solito è un segnaposto, ma in realtà non fa niente e manco si vede. Quindi dobbiamo aggiungere dei componenti all'interno del nostro attore, come potrebbero essere appunto la nostra skeletal mesh, piuttosto che dei suoni, degli effetti particellari, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a dare add e andiamo a cercare quello che vogliamo aggiungere. Ovviamente qui ci sono tanti componenti che si possono andare a inserire all'interno di un actor, vedete, ce ne sono tantissimi. A noi interessa la skeletal mesh, quindi digitiamo skeletal mesh con la K, mi raccomando, e l'andiamo a selezionare. Come al solito la default scene route a questo punto non ha nessun senso di esistere, quindi trasciniamo skeletal mesh sopra default scene route in modo da farla sparire e tenere solo la skeletal mesh. A questo punto selezioniamo la nostra skeletal mesh, e volendo la possiamo chiamare un po' come ci pare, ad esempio potremmo chiamarla scheletro o in qualunque altro modo, e lo slot è vuoto, nel senso che abbiamo inserito la possibilità di avere una skeletal mesh, ma non abbiamo detto quale skeletal mesh inserire. Quindi la selezioniamo, andiamo in details e qui sotto mesh andiamo a selezionare parabola, che è l'unica skeletal mesh presente in scena. Diamo il compile, ma tanto non ha motivo di fallire, perché non c'è codice, e diamo il save. E a questo punto, come potete vedere, abbiamo trascinato l'attore come che era rimasto sulla mappa da prima ed è comparsa appunto la nostra parabola. Però ancora una volta non succederà assolutamente niente perché non abbiamo detto all'Unreal Engine di muovere la nostra skeletal mesh. Ora, all'interno del nostro actor potremmo tranquillamente fare come la volta scorsa, ossia andare a dare ad esempio ruota o scala la mia skeletal mesh e avrei una sorta di animazione, ma non è esattamente quello che sto cercando di fare. Perché? Perché se io vado a scalare o ruotare la mia skeletal mesh, ruoterà tutta o scalerà tutta. Invece io voglio, che cosa voglio fare? Voglio fare in modo che la base rimanga ferma e che sostanzialmente ruoti la mia parabola, ok? Questa cosa non la posso fare concettualmente come abbiamo trattato la static mesh nello scorso video, ok? Perché nello scorso video io muovevo l'intero componente dell'actor, ma in questo caso non ho un componente per la parabola e un componente per la base della parabola, ho un unico componente che contiene tutto. Quindi devo dire alla Real Engine come muovere un singolo osso e come muovere l'altro osso, ok? In questo caso ne ho due, uno per la base e uno per la parabola. Allora che cosa posso fare? Beh, nella Real Engine esiste quello che si chiama un blueprint legato alle animazioni e si chiama appunto Animation Blueprint, che è un contenitore che permette di configurare tutta la parte legata alle animazioni. E quindi lo andiamo a creare, il nostro Animation Blueprint. Per crearlo selezioniamo la Skeletal Mesh per la quale lo vogliamo creare, quindi la selezioniamo, tasto destro, e ci sarà il nostro Create. E ad esempio Animation Blueprint, appunto qui ci sono degli altri asset che vedremo nei prossimi video. Comunque creiamo Animation Blueprint. Come potete vedere ci è comparso un ulteriore file all'interno del mio content browser e lo chiamiamo ad esempio Blueprint Animazioni. Perfetto. Salviamo e ok.
A questo punto, all'interno del blueprint animazioni, e quindi lo possiamo aprire facendoci doppio clic, ci compare quello che si chiama l'anim graph. L'anim graph che cos'è? È concettualmente molto simile all'event graph che avevamo visto nello scorso video, che era quello in cui noi potevamo sostanzialmente con dei diagrammi di flusso andare a programmare il comportamento della nostra static mesh. In questo caso, però, il diagramma di flusso è legato esclusivamente al flusso delle animazioni e quindi all'interno di questo grafico possiamo specificare le animazioni da riprodurre. Quindi, come potete vedere, qui abbiamo un quadratino di uscita, diciamo così, vedete il result, ok? Output pose, ossia quello che io vado a collegare qui sarà l'animazione o la posa della mia skeletal mesh. Quindi qui devo andare a inserire la mia animazione. Quindi qui in basso, se vedete, c'è l'asset browser che mi permette di andare a selezionare all'interno di tutto l'elenco delle animazioni che io potrei avere legate a quello scheletro, ok? Posso andare a selezionare la mia animazione, la trascino all'interno della scena e vado a collegare i due blocchi. A questo punto faccio il compile. E come potete vedere, il mio diagramma di flusso in un certo senso si sta muovendo. Vedete che c'è questa sorta di animazione che mi va a simulare un flusso di percorrenza, ok? E come potete vedere, l'animazione è riprodotta correttamente sulla skeletal mesh. Perfetto. Ottimo. Il problema qual è? Che se io faccio play, come potete vedere, non è successo niente. Ma perché? Perché in questo momento questo è un attore che contiene la skeletal mesh. Io ho creato un animation blueprint, ma non sono andato ad assegnarlo alla skeletal mesh contenuta in questo attore. Quindi lo devo fare. Allora, torno all'interno dell'attore, il mio parabola underscore blueprint, ok? Qui mando in stop. E che cosa devo dire a questa skeletal mesh? Ma gli devo dire utilizza un animation blueprint. Infatti qui in details, vedete, sotto animation ho animation mode, ossia use animation blueprint, va bene, era già impostato così, ma non l'ho specificato qual è l'animation blueprint. Vedete, anim class known, ok? Cioè niente, non c'è lì dentro niente. Allora lo vado a prendere, vedete, blueprint animazioni, che è quello che ho creato prima, ok? E vado a dare il compile. A questo punto, come potete vedere già nella 3D view dell'attore, ok, la mia skeletal mesh si muove. E se io qua vado a dare il play, ovviamente l'attore si muoverà di conseguenza. Adesso c'è qualche piccolo problemino sulle ombre, non ve ne preoccupate, non l'abbiamo curato minimamente. Benissimo, abbiamo messo tantissima carne al fuoco, però purtroppo questo è un balzo che è necessario fare perché per parlare delle skeletal mesh, purtroppo necessariamente bisogna parlare di animation blueprint, animazione, scheletri e attori. E purtroppo sì, bisogna farlo tutto insieme. Io spero comunque che in un certo senso abbiate capito il concetto, ossia non è sufficiente importare un oggetto all'interno dell'Unreal Engine 4 o 5 che sia, ma qualunque oggetto che noi andiamo a importare, di solito lo dobbiamo mettere all'interno di un attore e poi all'interno dell'attore in un certo modo lo dobbiamo programmare, ad esempio dicendogli il tipo di animazione da riprodurre, piuttosto che il tipo di controlli che questo oggetto si deve aspettare e così via e così via e così via. Ora, abbiamo fatto degli esempi molto semplici la volta scorsa con la static mesh e oggi con la skeletal mesh. E piano piano vedrete che andremo a lavorare con una complessità via via crescente fino a realizzare qualcosa di assolutamente interessante. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete delle domande non esitate a chiedere. Come al solito vi ricordo che io collaboro con una piccola startup chiamata Virtual Atmosphere e vi invito ad andare a vedere la pagina Facebook perché pubblichiamo tanti contenuti molto interessanti, il più dei quali realizzati con la Real Engine 5 con la Unreal Engine 4 fino a poco tempo fa e assolutamente secondo me ne vale la pena e assolutamente poi aiutereste anche il canale a crescere. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.